Dal Vangelo secondo Luca. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. Parole che oggi Gesù ci dice nel Vangelo sono parole molto dure, sono parole che ci scomodano, ma se sono le sue parole vuol dire che sono per il nostro bene, quindi lasciamoci scomodare dalla sua parola. Egli sta richiamando chi è vicino a lui, i farisei, gli scribi, i dottori della legge, li sta richiamando a una cosa importante e fondamentale, non tanto l'apparenza, piuttosto l'interno dell'uomo, quindi il cuore. Anche noi, quindi, dobbiamo porre attenzione al nostro cuore, perché se il nostro cuore interessa a Dio e quindi al nostro Signore Gesù Cristo, deve interessare anche a noi che siamo Suoi figli o perlomeno stiamo cercando di camminare nella via della figliolanza. E come poter leggere nel nostro cuore? Perché è importante imparare a leggere nel nostro cuore. Ebbene, possiamo avere due binari. Un binario che è un dono di, possiamo dire, di natura, e un altro invece che è un dono di grazia che è da chiedere. Il primo, il dono di natura che abbiamo tutti, è quello dell'intelligenza. La stessa parola intelligenza, intus legere in latino, dice proprio di la capacità di leggerci dentro. E questo è un dono che bene o male, più o meno, abbiamo tutti. E quindi su questo non ci sono dubbi. Abbiamo però, dopo averci letto dentro, dobbiamo cercare appunto di vedere ciò che abbiamo letto che sia in conformità al cuore di Cristo. E quindi dobbiamo chiedere, siamo chiamati a chiedere il dono della sapienza, che è appunto un dono di grazia, è un dono dello Spirito Santo. Leggendoci dentro impariamo quindi a comprendere cosa si muove dentro di noi, nel nostro cuore, e quindi fare gradualmente verifica per poter camminare nella via del Signore appunto con speditezza, ma anche in armonia con il suo volere. Ecco, allora oggi vogliamo chiedere proprio questi due doni, che sia aumentata quindi la nostra capacità di leggerci dentro, grazie anche al dono dello Spirito Santo, della sapienza. E quindi diciamo appunto con fiducia: vieni Santo Spirito, vieni, perché voglio essere sempre più di Dio.